da parte della Catius Alpes, anche Marcel Kittel sarà al via della Milano Sanremo. Due vittorie per Kittel in questa Tirreno Adriatico nei due arrivi riservati ai velocisti, quello di Follonica e quello ieri di Fano. E adesso non magari per la vittoria di tappa, ma si comincia a correre per la vittoria della classifica alla Tirreno Adriatico, per il podio della Tirreno Adriatico, già con la partenza di Rigoberto Urán, che ha 34 secondi da recuperare rispetto a Kwiatkowski, e ora con Geraint Thomas, 29 secondi il suo ritardo, però soprattutto Geraint Thomas è a 6 secondi da Mikel Landa, dunque a 6 secondi dal podio, e sulla carta li dovrebbe recuperare Landa. Eh sì, lo spazio per recuperare a Mikel Landa questi 6 secondi ci sono tutti per Geraint Thomas, che ha delle caratteristiche specifiche per questo genere di esercizio, al contrario di Mikel Landa, che invece è un abilissimo, se non il più forte scalatore in questo momento in circolazione. Quindi l'obiettivo del podio per Geraint Thomas, che proverà ad andare al massimo delle sue possibilità, secondo me, ribadisco, viste le condizioni nettamente cambiate rispetto a prima, non per lottare per il successo di tappa, ma per cercare la migliore posizione sul podio, perché anche il nostro Damiano Caruso è a 26 secondi, che per uno specialista vero come Geraint Thomas potrebbero anche essere recuperati in questi 10 km e 50 metri. Marco Salieri è partito insieme a Geraint Thomas, si fermerà dopo 2 km di gara per aspettare Caruso ed avere così, dopo 2000 metri dal via, il tempo anche del siciliano. A te, Marco. Niente, aspettiamo un attimo prima del collegamento con Marco Saligari. Intanto diamo gli intermedi di Benoit, di Formolo e di Yates, più o meno sono tutti sugli stessi tempi. Il belga della Lotto Soudal è passato all'intermedio con 21 secondi di ritardo da Roglic, che lì aveva il miglior tempo, 24 secondi il ritardo di Formolo, 22 secondi quello di Yates. 10 secondi per allora qualche istante per seguire ora la partenza di Mikel Landa, poi andremo ad ascoltare anche un paio di battute di Fabio Aru. Eccolo qua, Landa che ha preso il via, la sua tappa, quella che aveva cerchiato in rosso, ha mantenuto il pronostico, e stiamo parlando dell'arrivo in quota di questo Tirreno Adriatico ai 1335 metri di Sassotetto. Libero, finalmente possiamo aggiungere, da vincoli tattici, ha dimostrato che in salita, meglio, ha confermato che in salita, come hai appena detto Silvio, forse è davvero il più forte ora. Finora libero da vincoli tattici, perché comunque appartiene ad una formazione dove per esempio al Tour de France si dovrà confrontare con colui che dovrebbe essere il capitano principale, quindi Nairo Quintana, ed è proprio in quella occasione che capiremo se finalmente in questo 2018 Landa sarà effettivamente libero di giocare le proprie carte, perché sia nelle due stagioni in Astana sia nelle due stagioni al Team Sky invece questa situazione, questo privilegio non ha mai potuto averlo. Prima impressione a caldo raccolte da Ettore Giovannelli con Fabio Aru, andiamo ad ascoltare. Fabio, la pioggia e il vento hanno condizionato la tua prestazione e il tuo risultato in questo cronometro? Aveva iniziato a piovere da 20 minuti, ma c'è per tutti, quindi adesso vediamo un po' i tempi, ma con tranquillità. Come giudichi nel complesso la tua prestazione in questo Tirreno Adriatico, la tua condizione? Buona, in ottica dei prossimi appuntamenti, sto crescendo bene e questa è la cosa importante. Adesso per i prossimi appuntamenti a cosa punti ed è arrivato? Ma adesso farò il Catalunya, poi c'è il giro. C'è il giro, guarda. Grazie. E in questi giorni di Tirreno Adriatico è arrivata un'altra conferma, dopo quella di Kittel al via della Sanremo, anche quella di Aru al via del Giro d'Italia, pensando appunto in prospettiva discreta la Tirreno di Fabio Aru, lo abbiamo visto tra i protagonisti nella tappa di Sassotetto. È partito Damiano Caruso, lui che è stato il rappresentante azzurro scelto per questo ruolo da Davide Cassani, dal commissario tecnico Davide Cassani, all'ultima Olimpiade di Rio de Janeiro, l'unico in gara fra l'altro dopo la caduta disgraziata di Nibali nella prova in linea. 3 secondi sono quelli che deve recuperare il siciliano della BMC a Mikał Kwiatkowski, che sarà l'ultimo a prendere la via.
La prova di Damiano Caruso, dunque, a cronometro, 10 km 50 metri sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Attenzione, prudenza, ma allo stesso tempo grande determinazione per Damiano Caruso nell'affrontare queste prime curve, la prima sulla destra dove non ha nemmeno smesso di pedalare, la seconda invece dove ha dovuto per forza smettere, visto le caratteristiche di quella volta a sinistra, di pedalare, ma allo stesso tempo ribadisco questa grande determinazione. Qui vediamo il rallenti invece dell'arrivo di Thijs Benoot in maglia bianca, di leader della classifica dei giovani, e siamo ormai invece all'intertempo, anzi ci siamo, è arrivato Geraint Thomas all'intermedio con un tempo interessante perché è passato in 4 minuti e 57 secondi, dunque con 9 secondi di ritardo, è vero, rispetto a Roglic che è il leader a metà gara, però con appena un secondo di ritardo rispetto a Rohan Dennis. 4.56 per Dennis, 4.57 per Geraint Thomas, questo all'intermedio, nonostante l'asfalto bagnato incontrato dal gallese. Ecco, quindi per darvi un riferimento rispetto agli uomini di classifica, Rigoberto Urán paga 21 secondi di ritardo da Geraint Thomas all'intertempo, Adam Yates ne paga 13 di ritardo nei confronti del gallese, quindi Geraint Thomas che tra gli uomini di classifica, ora attendiamo anche naturalmente il nostro Damiano Caruso, finora è senza dubbio, e non c'erano dubbi in questo, il migliore, mentre prende il via anche il leader della classifica generale, l'ex campione del mondo Mika Okhiatkowski, alla ricerca della migliore condizione che certamente in questo Tirreno Adriatico ha trovato, ha incontrato, e vediamo se gli consentirà di bissare il successo anche alla Milano-Sanremo di sabato prossimo. Davide Formolo più o meno con gli stessi tempi ha fatto un secondo meglio rispetto a Nibali, è appena arrivato al traguardo, ha chiuso in 58esima posizione, e ora attendiamo, subito dopo aver seguito il via completamente vestito di azzurro il leader della classifica generale di Mika Okhiatkowski, attendiamo il passaggio all'intermedio per Mikel Landa. Thomas aveva 6 secondi da recuperare all'Anda per cercare di buttarlo giù dal podio. Attendiamo dunque il basco della Movistar dopo 4 km e 400 metri, dopo l'intermedio di Porto d'Ascoli dopo 4 km e 400 metri. Bella la pedalata potente e redditizia di Geraint Thomas, che è uno dei più abili e più bravi specialisti di quest'epoca. Le condizioni meteorologiche molto probabilmente non gli consentiranno di lottare per il successo di tappa, quindi dovrebbe essere al sicuro la posizione di Rohan Dennis, che ha concrete possibilità di bissare il successo del 2017, ma in classifica generale potrebbe migliorare come invece la propria posizione. Ecco Rolanda all'intermedio, 5.11 il suo tempo. Dunque in metà gara, anzi in qualcosa meno di metà gara, ha già perso 14 secondi rispetto a Thomas, però ha guadagnato, e dunque potrebbe almeno difendere la quarta posizione, ha guadagnato 7 secondi rispetto a Rigoberto Urán, più o meno sugli stessi tempi di Yates. Dunque Geraint Thomas per il momento a metà gara è riuscito a salire sul podio, mentre al traguardo Adam Yates, tempo molto alto per Adam Yates nei confronti di Rohan Dennis, naturalmente parliamo di due corridori con caratteristiche completamente differenti. Eccolo il britannico della Mitchelton Scott, vincitore della tappa del cuore, la tappa in ricordo di Michele Scarponi a Filottrano, ha chiuso Yates in 53esima posizione. Facciamo un tentativo con la corsa, proviamo ad andare con la motocronaca di Marco Saligari. Pietro Caruso dopo 2 km e 200 metri è passato con un vantaggio nei confronti di Geraint Thomas di 2 secondi, l'atleta del team BMC Basso. Quindi accidenti, sta andando fortissimo Damiano Caruso, e sta andando fortissimo il siciliano della BMC, dunque addirittura con 2 secondi di vantaggio nei confronti di Geraint Thomas, che è indubbiamente più specialista di Caruso. Lo ricordiamo, 2 volte anche oro all'Olimpiade nell'inseguimento a squadre, stiamo parlando di ciclismo su pista, Geraint Thomas nel quartetto britannico. Arriva anche Damiano Caruso che è invece un secondo più lento rispetto a Geraint Thomas all'intertempo dopo 4 km e 400 metri, ma si sta veramente ben comportando, bravissimo sì. Damiano. E questo è davvero un punto di riferimento importante, perché allora Caruso ha un vantaggio sensibile in classifica generale su Geraint Thomas.
Massa può praticamente gestire 26 secondi e in 10 km e 50 metri sono tantissimi, 26 secondi, però soprattutto ha il riferimento con Geraint Thomas e Kwiatkowski è forte sì, ma sulla carta è meno specialista di Thomas. E tra poco sarà proprio Michał Kwiatkowski, eccolo qua inquadrato, il prossimo corridore ad arrivare all'intertempo e a chiudere i passaggi dopo 4 km e 400 metri, avremo un primo riferimento su questa affascinante e interessante sfida tra i due uomini che si stanno giocando il successo in questa Tirreno Adriatico. Ricordiamo il vantaggio di Michał Kwiatkowski nei confronti di Damiano Caruso, soli 3 secondi in classifica generale e Damiano Caruso sta andando come un treno all'intertempo, 4,58, 10 secondi di ritardo da Roglic che è uno specialista, sopraffine specialista nei confronti di Damiano Caruso, mentre sul traguardo Rigoberto Urán, anche lui con un tempo molto molto alto. Eh sì, non ci ha neanche provato sinceramente ad attaccare il podio Rigoberto Urán, che chiude con 1:08 di ritardo addirittura, tempo di 12:22, vale la 77esima posizione. È già rientrato sulla lungomare Geraint Thomas, dunque per lui le insidie planimetriche di questa cronometro sono concluse, da ora in poi sarà solo un lunghissimo rettilineo per arrivare fino al traguardo di San Benedetto del Tronto. Ancora non abbiamo l'intermedio di Michał Kwiatkowski, ci dovremmo essere vicini, 4,57, 4,52 il tempo di Kwiatkowski, dunque sta facendo meglio sia di Thomas sia di Caruso. Il vantaggio di Kwiatkowski è di 6 secondi rispetto a Damiano Caruso, addirittura di 5 secondi rispetto a Geraint Thomas. Eccolo al traguardo il gallese del Team Sky, niente da fare per quanto riguarda le primissime posizioni, neanche sul podio Geraint Thomas, che però affrontato questa cronometro in condizioni ambientali decisamente sfavorevoli rispetto ai primi, rispetto per esempio a Rohan Dennis. Va a chiudere Thomas con il tempo conclusivo di 11 minuti e 37 secondi in dodicesima posizione per Geraint Thomas. Attendiamo adesso ovviamente anche Michele Landa per capire se eventualmente quanto sarà riuscito a recuperare il gallese rispetto alla Basco della Movistar, mentre per ora va è comunque questo tempo di Geraint Thomas. Va a parare e decisamente direi a respingere anche l'eventuale attacco di Damiano Caruso, Michał Kwiatkowski, che all'intertempo ha 6 secondi di vantaggio nei confronti di Damiano Caruso, quindi assolutamente tranquilla per ora la sua posizione, ma c'è la parte di ritorno verso il traguardo di San Benedetto del Tronto, quindi con vento sfavorevole, e quindi sarà interessante questa sfida. Eccola, la vediamo, la regia se la propone sulla sinistra, vedete il leader della classifica generale Michał Kwiatkowski, sulla destra Damiano Caruso impegnato nell'andare ad attaccare la posizione dell'ex campione del mondo. Ha già superato anche la doppia curva a destra Damiano Caruso nella zona dell'intermedio, adesso ancora tra pochissimo una leggera curva a destra, poi immediatamente dopo una a sinistra per tornare sulla lungomare e cominciare il tratto di rientro verso San Benedetto del Tronto. Allora, all'intermedio sono passati tutti, ricordiamo per quanto riguarda la classifica generale la situazione: Kwiatkowski tra gli uomini di classifica è quello che ha fatto meglio con 5 secondi di vantaggio su Thomas, 6 su Damiano Caruso, 11,8, 19 addirittura il suo vantaggio all'intermedio su Michael Landa, mentre abbiamo visto per un attimo anche Rohan Dennis attendere fiducioso e tranquillo, possiamo dire, la fine di questa cronometro, ma insomma difficile che qualcuno lo possa scalzare dalla prima posizione. Saligari, sono adesso dietro il leader Kwiatkowski, avevo fatto partire il cronometro ai meno 4 dall'arrivo quando è passato Damiano Caruso e adesso i suoi secondi di ritardo nei confronti del leader sono diventati 7. Passo. Grazie Marco, dunque ha perso un altro secondo Damiano Caruso. Siamo ormai nella zona del traguardo con Michael Landa. 300 metri circa per il Basco.
che è impegnato a respingere l'attacco di Geraint Thomas alla sua terza posizione. Lo sfiora spesso il podio, Landa. Ricordiamo l'anno scorso al Tour, è rimasto giù dal podio per un secondo. È vero, insomma, il Tour è gara di 3 settimane, questa la Tirreno Adriatico invece è una prova che si articola solo su una settimana, però anche oggi potrebbe essere proprio all'ultima pedalata una grande delusione per Mikel Landa. Tempo per lui di 12:24, fuori, recuperato alla stragrande da Geraint Thomas, che ha chiuso la propria cronometro in 11:37, 12:24 invece il ritardo di Landa. 47 secondi di ritardo nei confronti di Geraint Thomas, che a questo punto recupera la terza posizione in classifica generale. Siamo con Damiano Caruso invece, che è transitato sotto l'arco degli ultimi 1000 metri. Qui vediamo anche i suoi dati, una cadenza di 100 pedalate al minuto, una potenza che sta sviluppando in questo momento intorno ai 430 watt, una velocità media vicina che sfiora i 50 km/h. Ma è stato superato in classifica generale anche, oltre che da Thomas, anche da Benoit e da Yates, Mikel Landa. Certo che deve migliorare tanto, deve lavorare tanto, non so quanto avrà ancora la possibilità di farlo, Mikel Landa, per pensare a grandi risultati in una corsa a tappe, essendo così deficitario il suo rendimento nelle prove a cronometro. Ormai agli ultimi 350 metri anche Damiano Caruso. Buona la prova del siciliano, difficilmente avrà la possibilità di andare all'attacco della leadership di Michał Kwiatkowski, perlomeno questo era il riferimento dopo 4 km e 400 metri, ma ha concrete possibilità invece di Difendersi però, e deve difendersi da Geraint Thomas. 11:37 il tempo di Geraint Thomas, 11:55 per Damiano secondi. Caruso, 41 secondi il suo ritardo da Roman Dennis. Allora 11:55 sono 18 secondi di ritardo, giusto? 37, 40, quindi 18, dunque rimane davanti, comunque rimane davanti rispetto a Geraint Thomas. Vediamo la conferma, rimane davanti, sì. Eh sì, di 8 secondi, dunque sicuramente sul podio nella classifica finale della Tirreno Adriatico, Damiano Caruso. Dunque un italiano che torna sul podio della Corsa dei Due Mari dopo 4 anni, davvero un bellissimo risultato comunque per Damiano Caruso, che aveva vestito la maglia azzurra nel primo giorno, dopo il primo giorno di gara, dopo la Crono Squadre di Lido di Camaiore, l'aveva indossata di nuovo dopo la tappa con l'arrivo in quota di Sassotetto, e oggi cerca questo ultimo disperato assalto. Deve recuperare 3 secondi a Michał Kwiatkowski. Cronometro e bilancia tutta dalla parte del polacco. Un polacco non ha mai vinto la Tirreno Adriatico. 11:55 il tempo di Damiano Caruso. Vediamo Michał Kwiatkowski, che è già in vista del traguardo con un tempo nettamente migliore, e dunque c'è il successo. Poche pedalate, arriva adesso l'ufficializzazione. Michał Kwiatkowski vince l'edizione numero 53 della Tirreno Adriatico. Ha chiuso addirittura la cronometro in 12ª posizione. Il podio: Kwiatkowski, Caruso, Thomas. Per la prima volta un polacco iscrive il proprio nome nell'albo d'oro della Corsa dei Due Mari. Ma noi andiamo subito ad ascoltare il secondo della classifica generale, tappa vinta da Roman Dennis. Andiamo ad ascoltare Damiano Caruso. Damiano, allora, è stata una cronometro durissima, ci hai creduto, pensavi di potercela fare? Sì, sono partito, non mi sentivo battuto stamattina, quindi era giusto dare il 100%, l'ho fatto, non ho niente da recriminarmi, quindi va bene così. È stata una Tirreno Adriatica superlativa nel complesso, tante giornate bellissime. Sì, sicuramente è stata forse la mia miglior gara da quando sono professionista. E niente, adesso è importante continuare su questo trend e magari puntare a qualche altro successo. Grazie. Poche volte può correre con i gradi di capitano sull'abbraccio. Damiano Caruso ha fatto benissimo a partire senza sentirsi battuto, e come ha detto Silvio, recriminazioni per lui zero.
No, ma era giusto avere questo atteggiamento, era giusto crederci, era giusto provarci. Nel ciclismo le corse terminano solo dopo aver tagliato, dopo che tutti hanno tagliato la linea del traguardo. Damiano Caruso ha fatto un'ottima Tirreno Adriatico, è stato un grandissimo protagonista, lo è stato anche oggi respingendo comunque l'attacco di Geraint Thomas, che sulla carta avrebbe avuto anche le possibilità di scalzarlo dalla seconda posizione. Mikał Kwiatkowski, stiamo parlando di un autentico fuoriclasse che anche nelle prove contro il tempo sa fare cose straordinarie. Pensiamo solo all'ultima frazione al Tour de France l'anno scorso, quando ha fatto praticamente un Tour de France a prendere aria tutti i giorni, ha perso solo per un secondo da Bodnar in quella cronometro che si concludeva al velodromo di Marsiglia. Dennis